Carico quanta rabbia c'è in voi? Sì, parecchia, perché anche se prima della partita, cioè fare comunque una buona gara e pareggiare qui, sarebbe stato un risultato importante. Però visto come si era messa, dopo il primo tempo fatto molto bene, dispiace ecco aver pareggiato, però un po' ce lo siamo cercati noi, perché al secondo tempo abbiamo giocato poco, ci siamo abbassati troppo, siamo calati anche perché avevamo speso molto il primo tempo e questo è il calcio. C'è un po' di rammarico, però alla fine prendiamoci comunque una buona prestazione, è un buon punto. Il gol, dove ti è venuta l'ispirazione di attaccare? Diciamo che quella palla lì avevo detto a Federico di cercare di spizzarla. Poi però mi sono trovato messo male col corpo, allora sono riuscito a girarmi e a cercare di anticipare il portiere, ci sono riuscito bene. Mi spiace perché ho avuto anche un'altra occasione dopo, solo che ho cambiato idea all'ultimo, di tirare da una parte all'altra e è rimasta centrale, mi spiace. Però ecco, diciamo, sono soddisfatto della prestazione, però al secondo tempo forse potevamo fare di più. Diamo meriti anche a loro, che sono una squadra e comunque ci hanno messo anche loro in difficoltà. Penso la prossima arriva da Regina, ci sono 8 giorni per ricaricare le pile, però sarà sia in un orario un po' inusuale perché è 12:30, sia comunque in posticipo, sono già i risultati che partita ti aspetta, secondo te, soprattutto dal punto di vista mentale? Ma dal punto di vista mentale penso che la cosa più importante sia quella adesso di recuperare e di prepararla al massimo. Sappiamo che oltre ad essere una partita di campionato è anche uno scontro diretto, e indipendentemente dai risultati delle altre noi dovremmo concentrarsi solo a vincere questa partita e per il fatto dell'orario ci adeguiamo come fanno tutti. Colazione abbondante.